Brutta partita allo stadio di Verrucchio con il rossonero di casa che cercavano alla vigilia di piazzare il colpo per stanciare il primato. Il fanalino di coda Perticara invece cercava punti salvezza. Esce fuori un match a varo di emozioni con i padroni di casa che legittimano i tre punti con una vittoria all'inglese. Passi indietro sul piano del gioco rispetto alle apparizioni interne per il Perticara, orfano di diversi elementi, mentre il Verrucchio col minimo sforzo passa, ministra e non rischia quasi nulla, sprecando addirittura un penalty nel corso della ripresa. Le azioni salienti del match: al terzo dal traversone di Michilli, Bonavitacola spizzica la sfera che scheggia la parte alta della porta difesa da Cesario. Al quinto Michilli cerca la conclusione a giro, ma il pallone termina abbondantemente a lato. Al ventunesimo si vede Perticara per la prima volta con il colpo di testa fuori misura d'opera di Stoppa. Due minuti più tardi però il Verrucchio trova il gol. Traversone della destra di Girometti raccolto dall'altra parte da Michilli che batte l'estremo ospite Cesario per l'1-0 del rossanero. Gran gol da parte del numero 10 di casa, tra i migliori del match. Al 35esimo, ovvero a 10 minuti alla fine di prima frazione di gioco, il Verrucchio trova il raddoppio. Dal traversone di Leardini, Bonavitacola sfrutta il mancato aggancio della difesa ospite battendo per la seconda volta Cesario. Abbraccio meritato per il numero 8 di casa e partita praticamente archiviata. Al 40esimo, da un'errata valutazione di Cesario in uscita, il Verrucchio sfiora il tris direttamente a rimessa laterale. Il pallonetto di Girometti si spegne alto. Nella ripresa latitano le emozioni, occorre aspettare il minuto 8. Tiro a giro di Michilli, bloccato da Cesario. La risposta è Perticara, affidata al 17esimo a Manenti che su punizione chiama la respinta Maggioli, poi libera la difesa di casa. 23esimo, proteste locali per un dubbio fallo di rigore subito da Gori. Il replay ci mostra meglio l'episodio. Due minuti più tardi però viene assegnato il rigore al Verrucchio per l'atterramento di Michilli ad opera di Biordi. Dal dischetto si presenta Gori che si lascia neutralizzare il tiro da Cesario. L'ex Sant'Arcangio riscatta così qualche indecisione avuta nel corso del primo tempo. Le altre due occasioni arrivano nello spazio di 60 secondi. La prima al 29esimo sempre per opera di Gori dalla distanza proibitiva di poco alto il suo tiro. Primo piano per il numero 9 rossanero. Lo stesso Gori dentro l'area mette il pallone sul fondo 60 secondi. Più tardi. Termina qui una gara che vede Verrucchio lanciarsi verso palcoscenici maggiori e sicuramente in ottica futura di notevole rilevanza.